La 41esima settimana del 2017 è caratterizzata sul piano nazionale dalla discussione sulla legge elettorale e sul dibattito interno al centro-sinistra che mal digerisce gli accordi di Renzi con Berlusconi. Il tutto si conclude con l'approvazione a colpi di fiducia del Rosatellum, il nuovo sistema elettorale che porterà alle urne gli italiani. La formula prevede che il 36% dei seggi saranno attribuiti con il sistema maggioritario ed il 64% con quello proporzionale. Sugli scudi il Movimento 5 Stelle, che vede nella legge il sistema per bloccare il suo cammino verso il governo dell'Italia. Sul piano internazionale esplode il caso Weinstein, il noto e potente produttore di Hollywood che, dopo le tante denunce di molte attrici famose, è stato costretto a dare le dimissioni dal gruppo da lui creato. Tra le tante, anche Asia Argento, che ha contribuito a rendere calda la discussione anche nel nostro paese. Sul piano regionale rimane aperto il caso di Maria Iskra, la ragazza di 19 anni di Cupramontana scomparsa, caso che ha avuto rilevanza nazionale come la questione della casa di nonna Peppina. In tanti hanno fatto visita alla nonnina di San Martino di Fiastra, sostenendo la sua volontà di rimanere nelle terre dove ha sempre vissuto. La questione è molto complicata sotto il profilo burocratico.